Io mi sono avvicinato al rugby perché mio padre aveva molti amici che giocavano nel Mogliano e all'inizio avevo iniziato col calcio, però dopo pochi mesi, insomma, non mi piaceva e i miei genitori mi avevano comunque detto che avrei dovuto fare uno sport, non importava quale, ma dovevo fare uno sport e con la scusa che mio papà aveva questi amici che giocavano a Mogliano abbiamo deciso di provare e poi dal primo giorno, insomma, è stato amore a prima vista. Quando ho iniziato l'unico mio obiettivo era quello di divertirmi, comunque sono un ragazzo molto competitivo quindi speravo sempre di vincere e quando non vincevo mi arrabbiavo molto. Poi andando avanti con gli anni, passando per le accademie, per le varie selezioni giovanili, fino ad arrivare all'età di 17-18 anni, ho capito che magari questo un giorno sarebbe potuto diventare il mio lavoro e insomma ci spero tutt'oggi. Alle mie skills personali dedico molto tempo perché dopo ogni seduta di allenamento dedico 15-20 minuti a quelli che possono essere i calci ai pali piuttosto che i calci d'inizio o i calci in touche. È una parte molto importante del mio allenamento perché mi consente poi di affrontare le varie situazioni della partita con più confidenza. Penso che per quanto riguarda per esempio il gioco al piede sia un aspetto fondamentale del rugby moderno perché permette di variare molto il gioco e in certi casi anche di alleggerire la pressione sulla squadra. Fin da subito, fortunatamente, Franco Smith ha voluto impostare il lavoro sui giovani. Per me questa è una cosa positiva perché avere compagni con cui ho condiviso le nazionali giovanili è un aspetto che mi ha aiutato nell'inserimento nel gruppo. E devo dire però che anche da parte dei giocatori più rodati e con più caps c'è stato un grande aiuto nell'inserirsi nel gruppo, nelle dinamiche dello spogliatoio e nelle dinamiche del campo. Quindi sicuramente di questo li ringrazio e penso davvero che il nostro gruppo sia ottimo e ben affiatato. Avere lei in squadra è un grandissimo privilegio per me, ma sicuramente penso che sia un valore aggiunto anche per la nostra squadra. È un giocatore che porta tanta esperienza, ma non ha sicuramente perso l'entusiasmo e la voglia di lavorare duro. È una leggenda del nostro rugby e sapere che quando lui ha esordito, io avevo appena iniziato a giocare a rugby, è un dato strano, ma dimostra anche la sua continuità e la sua passione che l'hanno portato ad essere qui ancora oggi. Siamo dispiaciuti della cancellazione della partita contro le Figi perché avevamo voglia di continuare a migliorare perché abbiamo visto che nelle prime tre partite abbiamo fatto grossi passi in avanti. Un aspetto positivo è sicuramente quello che abbiamo più tempo per recuperare e potremo essere più freschi fisicamente e inoltre avremo qualche giorno in più per insomma, studiare bene l'avversario. La Francia è una nazionale che come noi ha iniziato un processo di rinnovamento della propria rosa. Loro l'hanno iniziato ormai da qualche anno e insomma i loro giovani hanno già dato prova di essere pronti ed essere anche spesso determinanti a questo livello. Sicuramente ci aspetta una partita molto intensa, molto dura fisicamente, ma sono sicuro che questi giorni in più ci daranno la possibilità di prepararla al meglio.